Adesso Viola. Buonasera, coach Barilla. Buonasera Giovanni, buonasera a tutti. Allora, io mi sono perso un po' di diretta che andava e veniva. Ci puoi rilogare il finale di questa sfida? Ma il finale, niente, eravamo sopra e Agropoli stava tornando. E siamo riusciti a tenerli un po' lontani, anche se loro non hanno mollato fino alla fine. Poi nei momenti decisivi siamo stati bravi a passarci la palla, a difendere forte, a andare in contropiede. E quindi siamo riusciti a strappare questi 2 punti che servivano dopo la partita d'andata. Insomma, sentivamo un po' questa partita per come era andata, soprattutto. E niente, siamo molto soddisfatti del nostro percorso fino a qua. Come già saprai, io ero in collegamento al Pala Benvenuti di Reggio Calabria, vedevo il tuo punteggio, sbirciavo ogni tanto la partita. Mi confermi, Agropoli in vantaggio nella prima parte di gara? Com'è stata la trama di questa Sì. sfida? È stata che Agropoli è entrata in campo determinata, molto serena, ha fatto sempre le scelte migliori per loro, hanno tirato piede a terra tutti quelli che loro vogliono far tirare, hanno mosso molto bene la palla e ci hanno messo in difficoltà nel nostro ritmo, con la loro difesa un po' ambigua, diciamo così. E quindi sono andati sopra, noi eravamo molto... Ciao. Eravamo molto titubanti, soprattutto grazie a loro, a me, alla bravura di Agropoli. Poi il terzo quarto è cambiato tutto, perché il terzo quarto devo dire che forse è stato il nostro miglior quarto di tutto questo primo girone. Abbiamo difeso fortissimo, ci siamo aiutati molto, abbiamo fatto ottime scelte difensive, ma a prescindere dalle scelte che, insomma, a mio avviso lasciano sempre il tempo che trovano, abbiamo avuto proprio l'atteggiamento migliore, anche siamo andati sopra gli errori, ci siamo aiutati sugli errori e quindi abbiamo ribaltato il risultato, ecco. Ovviamente è una vittoria significativa che vuol dire tantissimo nell'economia di questo girone, anche perché consolidate un primo posto che fa sicuramente morale per un gruppo che, come ha detto Angelo Luzzo in settimana, non gioca per il risultato, gioca per migliorarsi, gioca per far bene partita dopo partita. Sì, questo è un discorso che viene fuori spesso, vinciamo, perdiamo, quello che è, giochiamo per cosa? Giochiamo sempre per vincere, questo è chiaro. Solo che in questa stagione, per come è strutturata la stagione, per quello che stiamo passando tutti quanti, pensare ad avere obiettivi sportivi è molto relativo secondo noi. Quindi dobbiamo migliorare sull'equilibrio. Oggi a fine partita il nostro capitano Rodrigo Monier ha detto una cosa... Da futuro allenatore, ma sicuramente da leader di questa squadra, che è quella di provare ad avere più equilibrio durante i 40 minuti. Quindi sì, vincere fa sempre piacere, è sempre meglio vincere. È chiaro che se avessimo perso 2 partite all'andata in più, nessuno poteva recriminare su niente perché abbiamo giocato molto peggio di come stiamo giocando in questo momento. Speriamo di poter continuare a progredire. Dobbiamo ringraziare la società perché ci fa trovare tutto quello che ci serve. Stiamo migliorando, secondo me, anche sotto questo punto di vista, perché è chiaro che alla Lamezia il basket un po' è mancato e quindi stiamo provando a creare un nuovo movimento. Cioè, nuovo no, perché c'è sempre stato, in realtà non voglio dire, però magari un nuovo percorso, ecco. Un comeback del basket in giallo-blu. E finale da Reggio Calabria, vince la Pallacanestro Viola con 15 punti di scarto contro Formia e vince anche la Bim Bum Basket Rende contro Cercola. È un Rende che sta facendo benissimo, coach. T'aspettavi? Intanto voglio fare i complimenti alla Viola Reggio Calabria, la squadra della mia città, e sono contentissimo quando si portano a casa i 2 punti, quando si gioca bene e si vince. Rende, me l'aspetto, sì, perché Rende è una squadra di ragazzi molto in gamba, anche se giovani, con una guida in campo che è Guzzo, di cui ho grandissima stima. E sono ragazzi che possono migliorare durante l'anno, hanno dimostrato anche contro di noi, appunto mi riferivo alla partita nostra, all'andata contro di loro, hanno dimostrato di potersela giocare con tutti e soprattutto hanno tanto da crescere, essendo un gruppo molto molto giovane, dove a parte Guto che è 93, credo che il più anziano sia Dimitrovic che è un 99. 99, sì, E sicuramente. quindi
anche loro andranno in crescita grazie al lavoro quotidiano del coach, dello staff e soprattutto dei ragazzi che sicuramente si impegnano perché questo è un bel campionato secondo me da giocare anche per loro e sono ragazzi magari che vengono da lontano, è una bella vetrina, è un modo per farsi, per migliorare e per farsi vedere. Lo so che non è bello parlare dei singoli, però mi hai parlato di una svolta nel terzo quarto dove è cambiata la sfida. Chi sono stati i principali protagonisti di questa svolta? Ma sicuramente tutto il quintetto che è andato in campo in quel momento perché hanno dato proprio l'input e anche gli altri che sono entrati dopo, come Spasojevic, Scialabba, per esempio, lo stesso Giuseppe Giampaga era entrato comunque nel primo quarto, nel primo tempo. E il quintetto che è andato in campo nel terzo quarto aveva completamente un altro atteggiamento. Non parlo, i singoli, sì, posso parlare dei singoli che sono Monier, Sindoni, Luzza, Ferretti, Fall, che sono i cinque che veramente hanno dato una svolta emotiva e tecnica alla partita. Devo dire che Ferretti ha iniziato malissimo il primo tempo, quindi forse lui la sente un po', è la sua ex squadra, sarebbe potuto rimanere lì a giocare, quindi magari emotivamente un po' era in tensione, è iniziato subito con due falli, è uscito dal primo tempo, nel primo tempo è uscito dalla partita. Nel terzo quarto io lo chiamo il vichingo Ferretti, Ecco, perché lui è vichingo, uno vichingo, sì. che a parte la fisicità che ha, la grinta, è un giocatore tosto, duro, e che ha comunque una bella mano da fuori, può fare varie cose in più rispetto a quello che magari è abituato a fare, ma quando si mette a difendere, a correre, a incitare i compagni, è uno che dà una grossa mano. Poi è chiaro che Grazie mille.